Buongiorno ragazzi, vedo che oggi siamo ancora più asini degli altri giorni. C'è il professore, speriamo che oggi non interroga. Oggi interrogazione. Ti parei. Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravattone. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E se chiamo Massinelli, il mio re degli asinelli, dove sono i Dardanelli? Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Coro cocco co, sentiamo un po'. Per favore professore, mi sa dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina. Che figura, il professore non sa. Il professore non lo sa, neanche lui, è un ciuccio. La classe degli asini. Ma se io ci provo a fare una domanda al professore, allora non mi risponde. Dipende da quello che gli chiedo. Tu lo sai se è nata prima l'uovo la gallina? Io penso che è nato prima l'uovo di Pasqua, è qui che c'è la sorpresa. E allora mangiamo. Eh sì. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Coro cocco co, sentiamo un po'. Professore per favore, mi sa dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Non lo sa il professore. Non lo sa il professore. Chi lo sa? Non si sa. Ma qualcuno risponderà. Tu? Chi lo sa? Non si sa. No, il professore non lo sa. La gallina chiederà. Chissà chi risponderà. Il professore non lo sa. Che figura? Che sa? Che figura? Il professore non lo sa. Sentiamo un po'.